Altre forme di finanza agevolata sono quelle, appunto, che abbiamo detto meno note, ma comunque non meno importanti, e cioè sono quelle relative a sgravi fiscali. Ok, sgravi fiscali e anche sgravi contributivi. Lo sgravo fiscale quindi è una tipologia di contributo pensata dal legislatore volta a incentivare determinate attività aziendali. Nella maggior parte dei casi nel mondo della finanza agevolata lo sgravio fiscale avviene sotto forma di credito d'imposta, ovvero un credito vantato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e può essere utilizzato in compensazione, per esempio su un F24, in sede di pagamento di imposte dovute. Un'altra tipologia di sgravio contributivo, per esempio, è quello che si genera con diciamo concesso che viene concesso per esempio alle imprese che accettano di assumere determinate categorie di lavoratori, quindi magari hanno delle agevolazioni e quindi in quel caso ovviamente si ha uno sgravio importante. Pensate poi a un'altra forma di finanza agevolata che è quella che viene definita in gergo sostegno all'investimento. Sostanzialmente è una garanzia del credito. Immaginate in questo caso che ci sia un qualcuno, un qualcosa che quando voi andate in banca e la banca vi dovesse chiedere delle garanzie, reali, ossia la possibilità in qualche modo chiara di poter rimborsare quell'investimento in relazione a qualcosa che già si possiede, quindi un reddito, insomma, rendite da immobili, qualche altra cosa, e voi questo qua non riuscite a dimostrarlo, è chiaro che la banca vi storce un po' il muso quando e se vi dovesse dare una somma, e tanto più quella somma è importante, tanto meno è intenzionato a farlo, perché chiaramente mancano delle garanzie. Ecco, pensate invece che se ci viene vostro papà che dice non vi preoccupate, io garantisco io per lui, per mio figlio, e il vostro papà in questo caso si chiama Stato e pone una garanzia grazie al Mediocredito Centrale, che al momento è gestito da Invitalia ed è rivolto quindi alle piccole e medie imprese italiane, garantendo quindi con il suo intervento le operazioni finanziarie e quindi in questo caso va a supportare diciamo, l'istituto di credito che deve erogare, insomma, tranquillizzandoli, dicendogli: guarda, ci sto io, non ti preoccupare. Se il ragazzo, insomma, non ha in questo momento le garanzie sufficienti, garantisco io per lui. Se dovesse avere difficoltà, ci sono sempre io. Chiamate me, non vi preoccupate, vi rimborso io. Ecco, questo un po' è il concetto che c'è dietro. Quindi è importante conoscere questa opportunità, quindi della garanzia del credito. In media questa garanzia del Mediocredito Centrale copre l'80% del volume dell'investimento totale da dover fare, quindi il finanziamento richiesto. Questa però è una media. Altri strumenti di intervento nel capi sono altri strumenti, ecco, di garanzia del credito sono gli interventi nel capitale di rischio. E in questo caso che succede? Che c'è una terza figura, in questo caso sempre una figura istituzionale o pubblica, che entra nella compagine sociale, in particolare nel capitale con una quota minoritaria, e questo che cosa fa? Ovviamente determina due conseguenze importanti. Da un lato si assiste a un rafforzamento significativo diciamo, della compagine sociale nei confronti dei terzi, immaginate appunto nel momento in cui si va in banca a richiedere un finanziamento, quindi c'è una partecipazione statale di un ente pubblico, eccetera, e diventa importante, no? Questa partecipazione, questo effetto che si ha a livello di spessore, di autorevolezza. Dall'altra invece si ha proprio un aumento diciamo, della capacità economica del soggetto stesso, della società partecipata, perché chiaramente il soggetto partecipante immette delle liquidità acquistando queste quote minoritarie, quindi è un vero e proprio diciamo, intervento anche questo sulle garanzie. Va bene. Allora, andiamo adesso a vedere velocemente sono le differenze di procedure esistenti tra i vari bandi. Ecco, in gergo normalmente si parla sempre di bandi, ma è vero pure che ci sono, per esempio, le misure. Ok, quindi qual è la differenza, per esempio, tra una misura a sportello e un bando? Andiamo a vedere subito. La procedura a sportello è differente dal bando e perché non prevede un periodo definito per la raccolta delle domande che rimangono a disposizione finché non si esauriscono le dotazioni finanziarie del fondo. Quindi una misura non ha una scadenza, ovvero termina quando terminano gli stanziamenti disponibili. Per esempio, se è chiuso da poco,
e diciamo il fondo rotativo nel Lazio, dove era possibile chiedere fino a 50.000 euro, ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Quindi si è esaurito perché lo stanziamento è terminato. Sono misure che però periodicamente vengono rifinanziate. Quindi...